Come dico sempre, siete rimasti, avete fatto benissimo, perché siamo col secondo, anzi con la seconda ospite della nostra mattinata, Barbara Bulgherini. Buongiorno Barbara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Barbara Bulgherini ha un cognome importante, perché è un cognome che a Pesaro si conosce molto bene, e non solo a Pesaro, sì. Per intenderci, Bulgherini ascensori, lo vedete nelle targhette dietro l'ascensore, quando spingete il pulsante, quando esatto. Salite, la classica targhetta, quella che uno guarda quando non sa... Quando non sì, vuol guardare quando è dentro in faccia... l'ascensore, che magari è un po' in imbarazzo perché è così, allora guarda la targhetta, comincia a leggere. E scopre. Bulgherini Ascensori dal 1971, entriamo subito nel vivo. Sì. È un'azienda importante, 50 anni di attività. Sì, 50 anni di attività sono, quindi una lunga strada fatta di tanto sacrificio, di tanto lavoro da parte della, insomma, di mio padre, ma anche di grandi soddisfazioni. Poi volevo dire che comunque un merito va anche dato a mia madre, che saluto, ciao mamma. Salutiamo. Perché comunque anche lei è sempre stata a fianco a mio padre e contribuendo alla crescita dell'azienda. E, mi ricordo quando ero piccolina che entrambi tornavano tardi dal lavoro, stanchi e insomma affaticati, però con in viso tanto orgoglio per il lavoro svolto, e quindi abbiamo questa immagine qui, io e mio fratello. Un'azienda che è stata raccontata benissimo in uno speciale che è andato in onda qualche giorno fa e che comunque continua ad andare in rotazione, gestito da Antonio Astuti, che salutiamo, e che è entrato un po' nei segreti della vostra azienda. Allora, perché noi abbiamo chiesto di avere Barbara qui con noi oggi? Per conoscere un po' meglio le persone, per conoscere un po' meglio, diciamo, lo speciale andava sull'azienda, qui invece ci piace un po' così avere un contatto, una chiacchierata proprio informale e amichevole, insomma, anche perché poi nel sentirci nella telefonata che io faccio sempre con i nostri ospiti prima di andare in onda, abbiamo scoperto appunto conoscenze comuni legate a comunque a mio padre, a mia nipote, sua figlia, insomma. Ci siamo subito ritrovati, come spesso succede a Pesaro, perché Pesaro ha questa caratteristica, in qualche modo siamo tutti un po' collegati, no? E allora sì, il ruolo di Casa Rossini è anche quello, di far emergere queste realtà importanti del nostro territorio e far capire che dietro c'è comunque, ci sono delle persone, mm-hmm. e in questo caso dove c'è una famiglia. Ha lanciato questa idea, tuo padre Santo si chiama, Santo, esatto, l'ha lanciata nel 71. E da lì poi l'azienda è cresciuta, adesso ci siete tu e tuo fratello, giusto? Ci siamo io e mio fratello, dove io appunto mi occupo della parte più amministrativa e lui invece la parte più tecnica, quindi non ci scontriamo mai per questo, anche perché abbiamo due ruoli completamente separati, anche se nel contempo collaboriamo tanto e giustamente, perché sennò... per forza. E poi c'è mio padre che comunque ci supporta, ci dà dei consigli, perché comunque in tutti questi anni ci ha trasmesso tanti valori, e questi valori insomma io e mio fratello li stiamo trasmettendo ai nostri figli, che speriamo anche loro vengano in azienda. Tutto è pronto per l'entrata della terza generazione. Della terza insomma. Generazione, anzi il figlio di mio fratello fra l'altro è già entrato. E i miei figli speriamo siano prossimi e vediamo. Insomma. Voi avete questa filosofia solida del far entrare le persone della famiglia, però cominciando a fare le cose, sì, esatto. Occupandosi di tutti i settori, perché bisogna conoscere un po' tutto quello che succede. Tutto. Infatti, mio fratello non è che è entrato subito così imparato in ufficio, ma ha fatto 10 anni di gavetta nei cantieri. Insomma, mio padre gli ha fatto fare una bella gavetta, e anche io, comunque, non è che. Ed è giusto così. Non sei arrivata seduta nella poltrona dirigenziale, insomma. E quello credo che sia alla fine il segreto per fare in modo che le aziende durino nel tempo, perché così si capisce come è strutturata un'azienda, così si capisce quali sono le problematiche e come farle crescere. E immagino che dal 71 a oggi ci sia stata un'evoluzione enorme, tecnologica e anche tutto sommato forse dal punto di vista del mercato, no? Posso così dal punto di immaginare. Vista del mercato ci sono stati dei cambiamenti, comunque c'è stata l'evoluzione, perché all'inizio diciamo che si parlava solo di ascensori, si parlava quindi ascensori che venivano installati in condomini, in case insomma magari con 4-5 piani. Invece adesso c'è una tendenza diversa, che praticamente ci si ritrova
a, soprattutto a proporre mini ascensori, che sono delle, dei piccoli ascensori che sono adattabili a, insomma, a, a quasi tutte le case, quindi alle villette, alle case, e sono dei piccoli ascensori che richiedono delle dimensioni minime, insomma delle dimensioni. Questo è un po' il motivo per cui noi pensiamo che parlare di ascensori in un programma come questo del mattino, rivolto a un pubblico di privati che stanno a casa, non sia del tutto fuori mira, proprio perché anche un privato può invece essere interessato a far montare un ascensore, certo, nella, certo, sua casa, oppure ci sono anche altri servizi di cui parliamo dopo che possono andare nei confronti dei privati. Insomma, diciamo che ascoltate bene, perché alla fine della puntata sicuramente potrebbe esservi venuto in mente qualcosa di interessante per avere il motivo per contattare la nostra Barbara, che sei, sì, tu che rispondi. Sì, sì, per sì, cui, ecco, ci sono anche altre ragazze, però insomma ci sono... E ci sono anche io, ci sono. Voi avete una ventina di dipendenti? Sì, una ventina di dipendenti, fra cui anche vari apprendisti a cui stiamo insegnando il nostro lavoro, il nostro mestiere. Mi hai detto che qualcuno è stato praticamente da assunto come primo lavoro e è rimasto fino alla pensione in azienda. Esatto, e questo dà anche un orgoglio per noi. C'è ancora qualcuno in azienda della primissima ora o sono andati in pensione tutti? No, quelli? ce ne sono. Immagino l'esperienza che avranno. L'esperienza ce ne hanno tanta, e quindi sono sempre stati con noi da quando hanno iniziato a lavorare fino ad ora. E insomma, anche questo è insomma un orgoglio per noi. Ieri, perché... quando ci siamo sentiti, ho detto che avete azzeccato molte cose, tra cui anche le macchine che girano, perché sono visibilissime, questi furgoncini, queste macchine furgone di colore rosso con la scritta grande, e neanche a farla apposta, poi io, appena finita la nostra telefonata, ieri sono andato a ritirare la mia macchina che avevo portato a fare tagliando, e mentre andavo ne ho incrociate due, dico, deve essere proprio che o sono loro dappertutto, oppure io oggi sono particolarmente sensibile a notarle, perché domani avrò Barbara in trasmissione, non so quale delle due, però comunque funziona, insomma, è sicuramente funziona, una cosa efficace. Vari mezzi, e di conseguenza è facile vedersi, certo, insomma, girare per Pesaro. Per noi è anche una forma di pubblicità, perché comunque girano, la gente vede, e quindi è una forma di pubblicità. Poi comunque, avendo anche il servizio H24, i furgoncini sono sempre, certo, spieghiamo di cosa si tratta. Allora, mi ha spiegato Barbara ieri al telefono, e io, sì, non lo sapevo, ma secondo me non lo sapete neanche voi, che dal 2000 c'è una legge che 2002. Impone dal 2002 c'è una legge che impone di installare in tutti gli ascensori di nuova installazione, appunto, un telefono che è collegato con una centrale operativa. È una cosa che è rassicurante, perché è vero che possiamo avere ormai adesso il cellulare, però il cellulare quando serve non funziona. Non funziona, è scarico, poi dentro l'ascensore magari non prende bene, per cui è una bella sicurezza. E dall'altra, sì, parte c'è una centrale operativa. Sì, è una sicurezza perché appunto la normativa europea dal 2002 ha introdotto l'installazione di questi... si chiamano combinatori, che collegano praticamente chi è intrappolato in cabina con una centrale operativa, quindi c'è una sorta di telefono che può, chi rimane intrappolato in cabina, comunicare con, certo, noi, in questo caso è H24. Voi, quindi, avete una centrale vostra, non avete esternalizzato il servizio, per cui siete, esatto, proprio voi in prima persona. Sì, esatto, siamo noi che rispondiamo. E fate partire la macchina. E facciamo immediatamente partire il tecnico per liberare la persona intrappolata, quindi... Adesso le sicurezze ci sono, certo, non bisogna aver paura. Io immagino che adesso, non ci ho mai pensato, ma immagino che quella di rimanere chiusi dentro l'ascensore sia uno degli incubi in una buona posizione in classifica, uno dei timori che può, sì, avere, sì, la gente in una buona posizione in classifica. Sì, sì. Molti anni fa abitavo, per un periodo ho abitato a Roma, in una casa al quinto piano, e coabitavo, ai tempi di Indietro Tutta, con un'altra partecipante che aveva paura dell'ascensore, si faceva tutti i cinque piani a piedi pur di non entrare nell'ascensore. Arrivava distrutta, chiaramente, però insomma è un timore, l'ascensore è un po' nell'immaginario come, sì, il, sì, posto pericoloso, no? Sì, è un posto pericoloso, però alla fine ci non sono è vero. Tutte, non è vero, comunque ci sono tutte... gli ascensori sono soggetti a tutte le norme di sicurezza, quindi l'aria c'è assolutamente dentro gli ascensori, perché, perché c'è, esatto. E poi adesso c'è anche il combinatore telefonico che vi mette in contatto con la centrale operativa, quindi non come il cinema è un'altra roba.
Il cinema è un'altra roba. Tra l'altro, peccato che a questo punto col combinatore non ci potrebbero essere più situazioni come quella famosa del film, di Alberto Sordi, e la Sandrelli con lui, Monsignore, rimangono chiusi tutta la notte. Qualcuno l'avrà visto questo film. Adesso invece basta fare la combinazione. Quindi ci si libera subito dall'ascensore. I guastafeste, arrivano i guastafeste. Chi ha visto il film capisce e capirà forse perché dico i guastafeste. Però è una bella sicurezza, direi che è una cosa è importante. Anzi, anche quelli che non hanno questo combinatore telefonico, è bene che insomma venga quanto prima installato, perché è importante. Naturalmente non ci sono più quegli ascensori, quelli con la rete, con le porte che montavano nelle trombe delle scale in vetro cristallo, insomma in vetro, sono bellissime. E non ci sono più le reti di una volta, non cigolano neanche. No. Insomma, niente. No, adesso niente. Ormai tolto un bel po' di suggestione, ma in realtà regalata un bel dobbiamo po'. Andare avanti, regalata un bel po' di sicurezza. Allora, avevamo parlato anche del fatto del personale, no? Del personale da formare. Cioè, il problema è che è un tipo di attività talmente specifico che difficilmente un percorso scolastico riesce a formare del personale. Per cui viene generalmente formato in azienda, però la vostra associazione di categoria che raccoglie i titolari di aziende che realizzano, perché voi realizzate anche, non solo installate ascensori, si sta organizzando addirittura per creare dei percorsi scolastici. Sì, si sta organizzando per creare delle accademie dove appunto si formano questi ascensoristi, che questo mestiere un po' sconosciuto, fra virgolette, perché è un mestiere sconosciuto, e quindi si sta cercando di fare appunto queste accademie. Adesso al nord hanno iniziato, adesso piano piano vediamo come per adesso come voi li assumete e poi li formate in azienda. Noi comunque. Sì, attualmente c'è un periodo di apprendistato e poi dopo l'apprendistato vengono formati. Comunque per formare un ragazzo a diventare ascensorista ci vogliono circa 5-6 anni. Però sì. Per cui è chiaro che nel momento in cui l'avete formato e sapete e conoscete la validità, lo tenete con voi il più tempo possibile, insomma. Esatto, sì, è evidente. Comunque 5-6 anni investiamo molto su di loro, è un investimento grosso, certo. Quindi insomma l'obiettivo è quello. Allora, cosa va per la maggiore? Ce l'hai già detto, no? Ci sono questi mini ascensori per villette, per case relativamente piccole. Sì, dove non c'è la possibilità di installarli internamente. Si possono installarle anche esternamente, Certo. Quindi le possibilità ce ne sono tantissime, Poi avete anche comunque tutta una serie di linee dedicate alla mobilità personale, no? Il classico, come si chiama, montascale, esatto. Sarebbe la seggiolina dove non è possibile... Sì, dove non è possibile installare o un mini ascensore, un ascensore comunque... E, viene installata questa seggiolina che si chiama servoscala, che diciamo che sale in una ringhiera delle scale, certo. Per aiutare proprio le persone che hanno problemi di deambulazione, certo. E quindi rivolte ai privati sono queste, diciamo, le attività. Poi dopo tutto il resto invece vi rivolgete alle imprese di costruzione. Sì, come si diceva, Paolo, no, l'ascensore è un po' in controtendenza in questo momento, perché adesso la tendenza della forma fisica. Sì, è quello. Infatti siete consapevoli che alcune pancette un po' pronunciate sono anche un po' responsabilità vostra. Però comunque aiutiamo anche tante persone che hanno problemi di deambulazione, che hanno patologie diverse, quindi... diciamo che l'ascensore serve e bisogna usarlo quando serve. Se potete fare a meno, e andate a piedi e salite le scale, perché le scale restano sempre, almeno magari in discesa, esatto. Salita uno, poi in discesa. Esatto. In Italia le scale ci sono, in qualche palazzo enorme all'estero così sembra quasi che siano sparite e siano rimaste solo come situazioni d'emergenza, che sia ormai solo l'ascensore. Invece da noi la scala ancora c'è anche la scala. Io mi salvo perché abito in una casa che internamente è di due piani, per cui ogni tanto qualche gradino lo faccio. Ecco, benissimo. E meno male, ma come vedi però dovrei fare di più. E che territorio coprite voi? Allora, noi copriamo il territorio delle Marche e dell'Emilia Romagna, lavoriamo soprattutto in questa zona, anche perché poi oltre non ci si può espandere, perché noi appunto abbiamo il servizio di assistenza, servizio H24, e quindi poi non si riuscirebbe a dare un servizio ottimale, e preferiamo insomma limitarci nella zona delle Marche e dell'Emilia Romagna.
Avete naturalmente una casistica enorme, su questo siamo in chiusura, su tutte le cose più incredibili che la gente riesce a fare con gli ascensori, ma la più classica di tutte, me l'hai detto l'altro giorno, la fessura, quella la che sta... La fessurina, sì, la fessurina dove praticamente cade di tutto, proprio sembra farla apposta, ma lì cadono chiavi, cellulari, documenti, che uno dice ma possibile una fessurina così piccola microscopico eppure invece è così, quindi eppure e lì quello è a far vostro, insomma, il recupero di sì, tutto recupero quello, sì, recupero poi a far nostro, perché poi solo noi possiamo accedere ai locali dell'ascensore, certo, proprio per le normative della sicurezza. Ma succede spesso? Succede, succede a volte, poi avendo noi anche tanti impianti in manutenzione, certo, quindi la probabilità aumenta, però comunque succede. Certo, bene, allora noi abbiamo concluso, immagino che qualcuno a casa sia molto incuriosito e magari qualcuno stia già riflettendo sull'idea, perché in effetti un servoscala oppure un ascensore interno, privato, anche per i semplici due piani. Poi volevo anche ricordare, scusa sì, se ti interrompo, no, Paolo, fallo. Che l'installazione di impianti di sollevamento rientra nella detrazione fiscale del 50%. Esatto. Poi chi vuole maggiore informazione ci può contattare direttamente, che siamo a completa disposizione. Infatti lì volevo arrivare, se questa chiacchierata che abbiamo fatto con Barbara Bulgherini di Bulgherini Ascensori vi ha comunque convinto o incuriosito, una telefonata, un contatto, naturalmente c'è questo sito internet come ormai tutti abbiamo, certo, comunque molto ben fatto, con tutte le spiegazioni del caso, con la presentazione di tutti i servizi e tutto quanto, oppure naturalmente potete anche chiamarci e vi daremo i recapiti, ma sicuramente fate prima a cercare i riferimenti su internet, e a quel punto vi mettete in contatto direttamente con Barbara, chiedete di lei, perché sì, l'avete conosciuta visto che avete seguito, esatto, la puntata, chiedete di lei, sapete chi c'è dall'altra parte, con chi parlate, esponete il vostro caso e sicuramente si troverà una bella soluzione. Complimenti ancora per la bellissima realtà di questa nostra città, ne stiamo scoprendo veramente tante. Grazie. E ci fa molto piacere vedere che la città ha nel suo interno queste realtà così belle, così importanti. Ricordiamo sempre che quando diciamo 20 dipendenti stiamo parlando di 20 famiglie che comunque lavorano grazie a un'idea, un'iniziativa di tuo padre, che ha avuto questa scintilla nel 1971, ma non solo la scintilla, ha avuto la forza, l'intelligenza, l'acume di strutturare un'azienda che a 50 anni di distanza non solo funziona, ma funziona molto bene. Complimenti. Colgo l'occasione anche per ringraziare a tutti i dipendenti che sono la nostra forza lavoro e quindi per l'ottimo lavoro che svolgono tutti i giorni. Certo, complimenti veramente. Grazie. E a questo punto siamo alla seconda pausa prima del terzo ospite della giornata, la pausa è una pausa musicale, prima ricordiamo che tra dolce e gelato, abbiamo chiesto cosa preferiscono a fine pasto, tra dolce e gelato, al momento il gelato predomina sul dolce, 52% contro il 48%, ottimo, siamo lì comunque, è una gara che ancora è tutta da scoprire e da aprire. Salutiamo, ricambiamo i saluti a Lisa, Romina, Giancarlo, Elisa, Simonetta e Giovanni che ce li hanno mandati attraverso i social. Vi ricordiamo di scaricare la nostra app gratuita di Rossini TV per avere sempre la TV in tasca, oltre a tutti i servizi che potete utilizzare attraverso appunto la app. L'andate a cercare sugli store sia di Google che di Android che di Apple. E a questo punto andiamo in musica con un duo pesarese, Light Years Away. La canzone si intitola Black Sea, è girata in Islanda, il video è girato in Islanda, ma il gruppo è pesaresissimo. Torneremo subito dopo col mio grande amico Andrea Fazzi, guida naturalistica e non solo, scopriremo il meraviglioso mondo della natura. Grazie e a più tardi, seguiteci e restate a guardare questo bellissimo video, a fra un po'. Grazie Barbara. Grazie, grazie mille.